Oggi siamo qui a presentare Nicola La Gioia, vincitore del premio Frega 2015, un autore a me caro insomma, per molte ragioni, perché l'ho conosciuto in tempi insospetti a Berlino 4 anni fa, perché era stato scelto, pensate, come unico autore giovanissimo italiano da una casa editrice berlinese prestigiosissima che è la Wademach. Insomma, ha fatto molta strada da allora e oggi è un giovanissimo, brillante, eccentrico, vincitore del premio Strega. Per presentare il suo romanzo, La Ferocia, edito dall'Einaudi, ho pensato e ripensato a chi potesse essere la persona giusta per presentare questo romanzo. E tra le tante personalità e la tanta fatica per questo, a un certo punto mi è apparso un volto. È quello di Enrico Bertolino, che invito a entrare. Grazie. Grazie, grazie per questo, grazie a voi. Io mi presento e per non togliere spazio di intervista mi accomodo. Vi ringrazio, soltanto una citazione. C'è chi diceva, come Tremonti, che con la cultura non si mangia. Bene ragazzi, io invece ho mangiato e anche bene qua. Posto meraviglioso. Giorgio, grazie Caterina. Grazie Caterina, abbiamo mangiato, con la cultura si mangia, e come bene anche, conseguente Tremonti era mal informato. E come oggi c'è chi dice che gli ottimisti non esistono più, che gli ottimisti sono solo dei pessimisti mal informati. Ovvero Albert Alroda, che dice del romanzo: la ferocia è destinata a trovare un posto di rilievo in qualsiasi storia della letteratura italiana degna di questo nome. E poi Concita De Gregorio, che ha candidato questo romanzo al premio Strega: leggere è un piacere, una fuga, un riparo, un'illuminazione, una cura. Questo libro me lo ha ricordato con esattezza. Poi c'è anche la citazione di Matteo Renzi che dice: così bello sembra che l'ho scritto io. Pensate, è una bellissima citazione. Ma c'è la persona che ha fatto così. Mi ha fatto molto giusto, no? Certo. Direi proprio allora invitiamo. Invitiamolo? È in piedi. Vincitore premio Strega. Lo festeggiamo per la prima uscita pubblica. Uno che ispira un personaggio di un mio romanzo, quello divento invece immediatamente un mio simile, divento mio fratello, divento io, per quanto questa cosa qua mi possa creare un certo imbarazzo, perché non sarà vero quello che diceva Hemingway del tutto, che tu devi raccontare solo ciò di cui hai esperienza. Poi lui insomma la diceva facile, se l'ha fatto mettere su carta, perché altrimenti la letteratura di, che ne so, di fantastica non avrebbe cittadinanza, e allora Calvino, e allora Borges, e allora Ariosto. Allora non devi per forza averlo vissuto, ma devi essertelo meritato. Cioè, se c'è un assassino, facciamo finta nella ferocia, io non è che devo aver ammazzato qualcuno per renderlo credibile, ma devo andare a rintracciare la parte omicida che c'è in me, ma è, diciamo così, inattiva. Meno male. Meno male. E infatti ho fatto un esempio di comodo, perché se dico che non ho ammazzato nessuno, voi ci credete. Ma se c'è un vigliacco, per esempio, nella feroce, il personaggio vigliacco, io devo, per renderlo credibile, andare a rintracciare la parte vigliacca di me che non soltanto c'è ma ogni tanto si attiva. Perché pensate al, per dire, una scena della storia della letteratura che ci ricordiamo tutti, l'incontro di Don Abbondio con i Bravi. C'è un momento di comicità in quel brano lì, in un libro non privo di momenti di cui adesso né mai. Don Abbondio insomma si spaventa, ma prima di calarsi le braghe, cioè prima di dire loro fanno i loro casini e poi il povero curato deve mettere riparo, il coraggio uno non se lo può dare, prima di fare questa cosa qua, mentre lui è incalzato, lui risponde all'aggressione, diciamo così, verbale dei Bravi con cioè fa Don Abbondio, e il lettore scoppia a ridere. Perché però ridiamo davanti al cioè di Don Abbondio? Perché è vero. Che cos'è quel cioè? Cioè non vuol dire niente, non vuol dire né sì né no, né bene né male. È una particella, come dire, verbale neutra. Quindi Don Abbondio che fa? Prende tempo. Mette una distanza linguistica tra sé e la porcata che sta per fare. Che solo se hai fatto una porcata nella vita, e tutti più o meno una porcata, una porcatina l'abbiamo fatto, sai come funziona.